La situazione è di grande preoccupazione, di paura. Chi ha vissuto per mesi le scosse pensava in qualche maniera di esserne uscito. 4.6.7 è stata una scossa importante e quindi è nata tanta preoccupazione. Ci sono stati anche 6 famiglie che hanno avuto la casa danneggiata, quindi questo a segnare anche la forza della scossa. Ma per queste famiglie, per chi ha subito danni in questo momento, avrà le stesse risposte, gli stessi trattamenti di tutti gli altri. Quindi non devono temere che se la scossa è stata mesi dalle prime, non ci sia per loro la stessa attenzione che c'è per gli altri. Continuano le misure d'emergenza, un motivo in più che allungherà probabilmente il periodo d'emergenza. Noi abbiamo chiesto una ventina di giorni fa ai presidenti di Camera e Senato di venire a visitare questi territori. La parte più colpita, più danneggiata, serviranno e continueranno a servire misure, risorse, strumenti per i comuni, per tutti quelli che devono operare sul territorio. E forse la scossa ha riacceso questa attenzione che va spesa positivamente, cioè nell'impegno di tutti quanti a favore delle famiglie e delle persone che qui abitano e vivono. Su 2 casette, qui ce ne sono 208 a Pieve Torina, c'è stato questo problema di slittamento dei pensili, quindi la ditta sta provvedendo per bloccare sia in queste che nelle altre questo fenomeno che si è verificato a seguito della scossa molto forte. Forse erano montati male questi, perché solo in 2 è un po' particolare. Ma in ogni caso, ogni problema che si presenta, la risposta è sempre quella, cioè si va a risolvere e anche prevenire situazioni simili per le altre casette.